doi siamo. Vera? Facciamo le scale senza ammazzarci e c'è anche il gatto qua, ci sarà. Vedete? Sono le 3:05, siamo a casa, tra una cosa e l'altra. Sono appena salita, quindi porta sulla spesa, porta su il piccolo, sono appena salita e volevo farvi vedere cosa ho preso. Innanzitutto ho trovato questa carta colorata, molto bella, ce l'aveva mia mamma e finalmente l'ho trovata, vi dirò di più. 1,32 euro, quindi tipo mio, a maggior ragione. A parte che qualunque fosse stato il prezzo io l'avrei preso. Poi ho preso i miei crackers preferiti, i prezzi non me li ricordo, comunque i miei crackers preferiti. Poi ho preso pane, pane morbido. Poi ho preso il melone, non c'è scritto ovviamente il prezzo. Poi ho preso il cavolfiore, giusto perché di verdura bisogna mangiarne di più. Ho preso la mozzarella, questa mozzarella dentro ce ne sono 4 per 250 grammi, praticamente all'interno di ogni confezione ce ne sono due di mozzarella, motivo per il quale io preferisco 150.000 volte la Lidl. Poi ho preso, vabbè, brioche per i bimbi, bastante al cioccolato, quello mi ricordo 1,99 euro. Poi ho preso i tortellini a cacao, che prima o poi prenderò anche la panna così mi faccio un bel semifreddo. Ho preso i cereali per la colazione per mio marito. Ho preso un pacco di biscotti gocciole, questi piacciono a tutti. E poi ho preso, perché volevano le mele rosse. Mondo, ripeto, i prezzi non me li ricordo. Però, pausa a parte. Il totale speso è di 58,86 euro. Giusto perché se volete scrivervi i cazzi miei, no dai, scherzo. Allora, pensate, ecco, costa 1 euro, tovaglietta rotola. 1,89 euro meno 57%, 57 centesimi, quindi sconto di 30%. Bene, quindi tento di tenerlo qua e farvi vedere. Patatine, non le prendo mai. Popcorn. Le uova. Quindi mi ha tipo fatto solo 70 uova. Poi mi hanno dato gentilmente, molto gentilmente, mi hanno dato questi qua. Questi qua che servono quelli per le piantine. Queste qua servono per le piantine. In ogni caso, per i bimbi. Poi ho preso insalata, ne ho presi due, dell'altro non so dov'è, ne ho presi due. Sì, sono fermato. Pangoccioli, 1 euro e... mi ricordo. Vabbè, sì, dai, non è importante. Non è che me li posso ricordare tutti. Il broccolo, tengo 100 grammi di broccoli. Poi ho preso lo stracchino, 79 centesimi. Adesso iniziano a ricordarsi i prezzi. Sono scongelate, guardate, il rosmarino, ho presi due. Pomodori, facciamo felici i bimbi. Mi chiedo fatto latte. Ho preso la base per focaccia. Questa è fantastica, anche con solo un po' di olio, poi peperoncini, sì. Pomodorini, insomma, questa è veramente ideale per tutto. Le banane. Tra un po' mi cade tutto, altro che banana. Poi ho preso, adesso la roba qua, formaggino mio, ne ho presi due per il mio piccolino qua. Ecco un'altra busta di insalata. Poi ho preso i cetrioli olandesi, che sono i migliori, ne ho presi 5 in teoria, sì, 5 cetrioli olandesi. No, io veramente dopo vi faccio vedere in che condizione è a tavola. A parte le terrine che sono per tenere sul telefono.
Ho preso i würstel perché piacciono e quindi prendiamone tanti che dove lo metto. Ok, poi ho preso uno di contorno grigliato. Ah sì, poi ho trovato in offerta la mucchina a 1,49 euro, io non l'ho mai presa fino adesso, ho sempre preso il disinfettante. Ho preso i baggigi per mio marito, ho preso l'aceto per lavare veramente la lavastoviglie, per lavare il gas, ottimo, veramente un sacco di, per lavare la lavatrice, insomma un sacco di funzioni. E poi ho provato a prendere questi yogurt, nocciola, no, vaniglia, nocciola, pistacchio e stracciatella, mi sono ispirati, sono messa dalla spesa. Ultimissima cosa, ho preso questo formaggio a pasta filata, chiamasi tipo il galbanino, no? E sono sommersa dalla spesa, la vado a mettere a posto che poi devo andare via, per le 3:30 devo anche andare a prendere la piccola perché gli altri due li può prendere la mamma, e il mio primo svuota la spesa dopo un'eternità, eccomi qua, e niente, la spesa alla lite. Alla prossima.